Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della Gang del Tubo, qui Enzo che vi parla e oggi ci troviamo su Counter-Strike Global Offensive. Il motivo per cui ho deciso di fare un video del genere è il seguente. Come avrete visto nelle co-op che ho svolto insieme ai miei compari Akira e Bladi, io risulto sempre il terzo arrivato. E in effetti questo si potrebbe vedere come un piccolo tutorial che insegna come non giocare a Counter-Strike Global Offensive. Dunque, ecco una compilation delle migliori e peggiori azioni compiute dal sottoscritto in una serie di corse alle armi. In realtà Monastery probabilmente è la mappa che odio di più, ma non fa niente. Siamo negli antiterroristi, cosa che, tra virgolette, mi svantaggia, visto che io non sono per niente abituato. Sono abituato a stare tra i terroristi. Ecco, prima morte eccellente. Ecco, ho fatto praticamente la strada lunga. Eccolo, eccolo. Non so perché va di coltello lui, però ne approfittiamo. Eccola qua. Come non giocare a Counter Strike. Oh, cribbio. Andiamola a prendere. Annaggia. Eccolo che scende. Ho visto un'ombra. Eccolo, e non ci ha visto. Come ha fatto a non vederci? Bah. Esci da lì, esci da lì, esci da lì. E muori. Pessima azione da parte mia. Comunque ci ho messo un quarto d'ora per eliminarlo. Non ci voleva così tanto tempo. Oh, l'ho visto, l'ho visto. Ho visto uno stronzo. Dove sei, stronzo? Ah, è morto. E dai, 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 dai. Eccoti, stronzo. Ho visto. Mannaggia al demonio. Guardiamoci bene intorno, perché con questo fucile dovrei fare i danni in questa mappa. Infatti gliel'ho fatti discreti. Non incontro più nessuno. E adesso muoio, guardate. Un po' film horror quando cioè sembra che va tutto bene. Oh, ma tra l'altro sta giocando anche Snorlax. Ma che cacchio. Ah, è un nemico quello. Allora andiamo così. In genere quando un nemico raggiunge il coltello, io a mia volta decido di sguainarlo, perché voglio che la partita duri il più possibile. Vediamo un po'. Coltello contro coltello. Vieni qua, vieni qua. T'ho visto. Ma fatto. No. No, 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 è stato ucciso un altro. Mi ha fatto schifo, neanche 10 kill, che per una corsa alle armi c'è un qualcosa di vergognoso. Sei fans. Io me ne vado per dentro di solito. Eccolo. No, fuori uno. Tra l'altro ho fatto schifo, cioè ho avuto un sacco di colpi a disposizione per segarlo. No, maledetto. No, ok, perfetto. Ci ho provato a sorprenderlo, ecco. No, l'ho visto. Maledetto. Maledizione. Snorlax mi sta dominando, ah sì. Non caccio il pokeflauto, voglio vedere. Non fate troppi sensi. Perfetto, via. Oh, no, vabbè. Ok, Snorlax, stai puntato. Tu dica. Ok, con la nostra uccisione Snorlax raggiunge il coltello dorato. E Snorlax vince. Ma come fa un Pokémon a vincere a CSGO? Ma questa la tagliamo perché era pessima. No, ne devo fare un'altra, perché devo almeno chiudere in doppia cifra quei punti, non con le uccisioni. Sam Mark. E s'abbracciamo. Qua ho sempre fatto le buone partite. Perché non muore? Ma perché non muore? Vedete, io qua inizio a innervosirmi. No, vabbè, me l'hanno uccisa e mi hanno pure accoltellato. Io non capisco che senso ha accoltellare così all'inizio, vabbè. Ma perché? Da dove cacchio arrivano questi spari? Non riesco a capire. Ah, ok, non l'avevo proprio visto, signori. No, questo sta sempre là. Si è trovato il nascondiglio perfetto per camperare. Vabbè. Ci sta ancora, non lo riesco a vedere. Ok, sì. Sta sempre là. Dovrei cercare di prenderlo di lato. Ora proviamo ad aggirarlo un attimo. Bella, sono diventato il leader della squadra, signori. Sono emozionato, ho fatto una per 5. Signori, una per 6. Guardate lì chi ci sta. Il nostro amico ci ha finito il caricatore. Il bot ci ha fatto fuori, maledetto. Bella. E questa pure l'ho fatta. Bella.
L'ho colpito poco e nulla, c'è un colpo che ho fatto. Bella. Vabbè, con questo mi devo per forza avvicinare. Maledizione. Yes. Yes. Eh no, ma devo per forza stare alla distanza. No, devo farlo sto punto, è una corsa contro il tempo. Perfetto, ce l'ho fatta. Sono anche il leader della squadra. Abbiamo fatto schifo. Complimenti, squadra. Iwanghissimo. Perfetto. E poi mi hanno sparato. Non fa niente, però siamo arrivati a 11. E... no, perché? Ho fatto proprio cagare qua. E vabbè. Abbiamo perso, però sono arrivato a 11. C'è una cosa. Perfetto. Io direi che se volete imparare a giocare, guardate questo e fate l'opposto di quello che avete visto. Qui da Enzo è tutto con CSGO, ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao!